Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Nel video tutorial di oggi vi mostrerò come realizzare questa splendida maglia fior di loto che trovo appunto molto, molto adatta adesso per la stagione in arrivo, che è la primavera, ma che si può sfruttare appunto anche benissimo per l'autunno. È realizzata in una lana merino, quindi una lana appunto che è ottima, che non ci dà problemi, la lana che viene utilizzata anche per i neonati. E ho utilizzato per questa lavorazione il filato fantastico di Malabrigo Soc, un filato veramente straordinario. E la taglia che ho realizzato per questa maglia veste una S abbondante, quindi tranquillamente può vestire anche una M. Io ho una S come taglia, però la volevo appunto dal taglio abbondante. E come linea questa maglia è molto comoda e è molto adatta a chi ha qualche curvetta da nascondere, quindi molto adatta per le taglie curvi, perché questa linea così di questa maglia, diciamo, sfila un po' via le rotondità del seno ma anche dei fianchi ed è veramente comodissima addosso. Non mi voglio dilungare troppo perché già il tutorial sarà ricco di informazioni e di nozioni che serviranno per la realizzazione, quindi passo subito al materiale che servirà. Io ho utilizzato 320 g di filato Malabrigo Soc. Il Malabrigo è venduto in matasse da 100 grammi l'una, quindi ne ho utilizzato tre piene e soltanto diciamo l'inizio di una quarta per realizzare questa maglia con le maniche a tre quarti. Se qualcuno la volesse realizzare con la manica corta, ne bastano tre. Per una taglia ML sono sufficienti 4 matasse, tante quante appunto ne ho acquistate per la S. E per una XL invece, secondo me, bisognerà acquistarne anche 5. Dopodiché vi servirà appunto un metro per la misurazione, un paio di forbici, un ago da lana, quattro segnapunti che potete anche sostituire con dei pezzetti di filo di scarto eventualmente, e tre di un colore e uno di un colore diverso perché è quello che mi servirà per delimitare l'inizio o la fine del giro. E poi due numeri di uncinetti, l'uncinetto del numero 3 e l'uncinetto del numero 3,5. Principalmente per la lavorazione io ho utilizzato il 3,5, ho utilizzato il numero 3 soltanto appunto per le rifiniture appunto, del punto costa delle maniche e della base della maglia. Ora passiamo alle spiegazioni su come appunto sviluppare il nostro progetto. Il filato che ho utilizzato per la lavorazione di questo progetto è questo, un filato in matassa, è il Malabrigo Soc, vedete, è una lana 100% merino ed è straordinaria. Io ho utilizzato il colore Lotus, che è il 120, questa tonalità di colore. È appunto un filato made in Perù e tinto a mano. È inutile appunto parlare tanto di questo filato perché solo a guardarlo potete capire la meraviglia che è morbidissimo, parliamo di una lana merino, quindi una lana che non dà problemi alla pelle, è quella che viene usata anche per la lavorazione dei capi per i bimbi, per i neonati. Appunto è venduto in matasse, poi le matasse vanno aperte in questo modo, vanno tagliati i laccetti dei punti di unione e poi viene fatto appunto il gomitolo con il gomitolatore oppure fate la pallina a mano. Insomma, non ci si mette molto e vale la pena. Guardate le sfumature che ha questo filato. Quindi delle sfumature che passano dal viola al lilla e poi ci sono quelle dei colori del verde acqua. C'è comunque l'imbarazzo della scelta nella cartella colori di questo filato, in genere di tutti i filati Malabrigo. Io li adoro veramente perché sono fantastici. È un filato che ha tantissima resa, è abbastanza sottile, una matassa da 100 grammi misura 440 metri. Io ho utilizzato per la lavorazione principale, diciamo, l'uncinetto del 3,5, può essere utilizzato tranquillamente anche a un 3, il lavoro viene ovviamente più ristretto, quindi tantissima resa per questa matassa. La mia maglia è realizzata in top down dall'alto verso il basso, quindi si inizia la lavorazione dal collo
appunto con dei giri di punti fantasia, adesso vi darò tutte le indicazioni e effettuando degli aumenti andrò ad allargare il mio sprone. Fino a che poi abbandonerò appunto queste sequenze di punto fantasia. E qui per continuare appunto e dare ampiezza alla mia maglia, poiché questo è un filato che non cede tanto quanto quello che ho usato per la maglia armonia di intrecci, in quanto ho usato una lana di alpaca ed era la lana, appunto quel tipo di lana cedeva molto ed era molto elastica. Anche questa è elastica, ma non tanto qua, perché vedete, ma non tanto quanto appunto lo era l'altra. Quindi, per dare, diciamo, morbidezza e mobilità al mio braccio, ad un certo punto ho continuato la lavorazione intanto con un altro punto per distinguermi dallo sprone e poi ho lavorato per appunto dare mobilità alle braccia con un motivo a raglan, sempre con lo stesso tipo di punto inserendo un raglan. Quindi una volta lavorato il mio raglan, ho deciso che era, provando appunto lo sprone, ho deciso che ero arrivata al punto dove andare a mettere in sospeso le mie maniche, quindi sono andata a chiudere il corpo centrale e a mettere in sospensione le maniche, a lavorare il corpo della maglia, sempre con l'uncinetto, tutto questo sempre con l'uncinetto del 3,5 e ho lavorato appunto la lavorazione scendendo dritta senza mai fare diminuzioni e altro. E alla fine ho completato il mio bordo a coste cambiando l'uncinetto, utilizzando l'uncinetto del numero 3 per restringere un attimino appena appena contenere la linea della maglia che comunque volevo mantenere ampia. Una volta lavorato il corpo centrale, sono passata a dedicarmi alla lavorazione delle maniche che ho ripreso in tondo e ho lavorato tante maglie quante ne ho trovate con questo punto fantasia montate. Quindi non vi potete sbagliare perché poi vedrete che vi darò le giuste misure per, ovviamente, di catenelle per le due maniche. E ho continuato a lavorare la mia manica in tondo fino a che sono arrivata a lavorare il polsino. Io ho deciso di lavorare questa maglia con le maniche a 3/4 perché mi piaceva molto, adoro appunto le manichette corte e per la stagione che arriva sono adatte, però appunto voi potete anche decidere di lavorare la maglia con le maniche lunghe oppure potreste anche decidere di lavorare un progetto a mezza manica. Giro il mio progetto e vi faccio vedere perché poi la lavorazione inizierà dal collo montando le nostre catenelle e si svilupperà appunto lavorando in tondo questa serie di punti fantasia che ho deciso di intervallare io a piacimento. Ho fatto delle campionature, mi piaceva molto questa sequenza e la texture che mi dava appunto l'unione di questi punti fantasia. Adesso mi dovete ascoltare molto bene perché vi darò le istruzioni per realizzare sia la taglia che ho fatto io, sia anche per realizzare le taglie più ampie. La maglia non è difficile da realizzare, certo richiede una certa abilità nel lavorare l'uncinetto, soprattutto appunto per adattarla alla propria taglia, però se seguite le indicazioni che vi darò non ci saranno problemi per sviluppare questo progetto. E il tutto mi cambierà se andrete ad utilizzarmi un filato diverso. Molto spesso mi chiedete, scusate, quante catenelle devo realizzare. Ho un filato magari che lavoro con l'uncinetto del 4 o del 5 e un filato quindi piuttosto grosso. Io non vi posso rispondere a questa domanda, non è che non voglio, ma io non ho il filato non conosco il filato che state usando. Ho sviluppato il progetto consigliandovi questo filato. Non voglio neanche obbligarvi a usare il filato che uso io. Vi darò infatti un filato alternativo o vi darò le indicazioni per utilizzare la maglia con un altro tipo di filato, sviluppandolo su un campione che potrete farvi da sole. E però sempre restando appunto su un filato dello spessore che ho utilizzato io naturalmente, perché altrimenti se mi andate a richiedere per un altro tipo di filato, eccetera, non è facile, dovrei fare la campionatura, conoscere il filato, insomma, ci sono tante cosine da valutare. Allora, io appunto vi ho detto che ho utilizzato il materiale appunto che avete visto prima. C'è da dire che la lavorazione di questo progetto è multiplo di 2, quindi anche i punti fantasia che andremo a vedere sono tutti sviluppati su un multiplo di 2.
Dopodiché io ho iniziato. Allora, innanzitutto, se voi volete utilizzare questa lavorazione magari con un altro filato che non sia il Malabrigo Soc, dovete utilizzare un filato che è alternativo, tipo per esempio un cotone Cablé numero 5, o comunque un filato che lavorato con un uncinetto, quindi abbastanza sottile, il 3 e 3,5, vi dia 28 maglie in 10 cm. Che cosa significa? Innanzitutto vi consiglio di montare una catenella. Io lo farei un campione di 20x20. All'interno di questo quadrato 20x20 voi mi andate a misurare in 10 cm quante maglie ci stanno. Non vi dico di farlo 10x10 perché il campione va misurato su, diciamo, su una misura centrale di maglie lavorate. Non è attendibile farlo correttamente del 10% perché comunque ha un inizio e una fine. Il lavoro talvolta quando monto le catenelle è abbastanza tirato alla base e si sviluppa e si vede quanto rende in un campione più ampio. Quindi montatemi un campione 20x20 e all'interno di questo misurate. All'interno di questi centimetri, quante maglie ci stanno di lavorazione? Se ci stanno 28 maglie, vuol dire che il campione corrisponde al lavoro, al progetto che vi sto facendo vedere io e quindi ci siamo. Pertanto, vi dico che potrebbe essere utile, cioè come indicazione, usare un cotone Cablé numero 5 o un filato comunque che vi dia 28 maglie in 10 cm. Vi ho detto che la lavorazione è un multiplo di 2. Io ho iniziato la mia lavorazione montando 140 catenelle che ho chiuso in tondo. Poi ho lavorato il primo giro a mezze maglie alte incrociate, il secondo giro a maglie incrociate e il terzo giro l'ho lavorato a maglie basse con 8 aumenti e mi sono ritrovata a 148 maglie finali. Dopo aver fatto questo primo bordo, che è questo e che comunque vedremo assieme, ho iniziato delle sequenze di lavoro che sono queste: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sequenze di lavoro. Che cosa significa? Che per ogni sequenza ho lavorato 3 giri di punti fantasia. E il primo giro l'ho lavorato appunto a Margherita sul dritto. Il secondo giro lo vado a lavorare sul rovescio a maglie alte incrociate e il terzo giro lo lavoro a maglie basse. Su tutti i terzi giri di maglie basse, io vado ad effettuare gli aumenti che mi servono per allargare il mio sprone. E quindi adesso vi ho preparato una tabella dove per ogni taglia vi vado ad indicare le maglie, gli aumenti nei giri di maglie basse che dovete fare. Il tutto adesso detto così magari può sembrare complicato e può spaventarvi, ma vi assicuro che non lo è assolutamente, perché mano a mano che appunto svilupperemo il nostro progetto assieme, vi seguirò passo passo e vi dirò come fare. Ovviamente questo per la taglia S, però voglio farvi capire anche per chi ha le taglie più grandi come poter muoversi per realizzare la maglia. Quindi ho preparato, diciamo, questa tabella che per tutte le taglie, vedete, e vi faccio vedere come funziona. Allora, questa è una taglia S per la realizzazione di una maglia a maniche 3 quarti dove ho usato 4 matasse di Malabrigo Soc. Per la taglia S di base monto 140 catenelle. Faccio i miei primi 3 giri che andremo a vedere comunque assieme e dopo il terzo giro di aumenti mi troverò con 148 maglie, che sono queste. Da qui inizierò la mia prima sequenza, che è data, vedete, da questo, diciamo, da questa striscia. E la sequenza appunto è data dal punto Margherita, dal secondo giro di maglie incrociate e dal terzo giro, che è questo punto rientrante di maglie basse dove applicherò gli aumenti e procederò con la lavorazione di queste 9 sequenze. In ogni sequenza andrò a fare degli aumenti. Quindi nella prima sequenza, dopo aver fatto i primi 3 giri del collo, che comunque vedremo assieme, mi andrò a trovare, dopo il terzo giro con gli aumenti, a 148 maglie.
lavoro la mia sequenza come vi ho spiegato con i tre punti, diciamo, in successione e nella riga di maglie basse andrò a fare 12 aumenti. Mi ritroverò alla fine della prima sequenza con 160 maglie. Inizio la seconda sequenza con 160 maglie basse che ho montato. Continuo, lavoro i miei tre giri, quindi il punto margherita, le maglie incrociate e alla fine quando lavoro gli aumenti andrò a lavorare 16 aumenti. Mi ritroverò così alla fine delle maglie basse, del giro di maglie basse con 176 maglie. Terza sequenza, ho una base di 176 maglie basse. Lavoro il mio punto margherita nel primo giro, lavoro le maglie alte incrociate nel secondo giro, nelle maglie basse del terzo giro andrò a mettere 18 aumenti. Alla fine mi troverò con 194 maglie. Quarta sequenza, ho 194 maglie di base. Andrò a lavorare il primo giro punto margherita, il secondo giro maglie incrociate, terzo giro maglie basse, vado a fare gli aumenti, 18. Mi troverò alla fine del mio giro con 212. E così per 9 sequenze consecutive. Alla fine del mio sprone mi troverò con 304 maglie basse. Da qui in poi io inizierò il mio punto fantasia, punto tela o punto tessuto. Quindi non è niente, come vedete, di complicato, solo che io non vi seguirò per tutta la lavorazione perché veramente lo sprone sarebbe lungo farlo tutto assieme. Vi darò le indicazioni del mio bordo iniziale, vedremo una prima sequenza assieme e poi vi lascerò proseguire da sole, ovviamente praticando gli aumenti di questa tabella che vi ho indicato. Per una taglia M vi lascio appunto le indicazioni di questa tabella qui. Dopo aver montato di base 144, vedete, nella maglia S ne avevo 140, per una M ne monto 144. E alla fine del terzo giro, che poi andremo a vedere assieme, monterò 8 aumenti e mi troverò 152 maglie di base. E alla prima sequenza, poi alla fine del terzo giro andrò a fare i miei 14 aumenti e così via, come vi ho detto per la taglia S. Alla fine del vostro sprone vi dovete trovare 312 aumenti. Per la taglia S la stessa cosa, quindi vi lascio questa tabella qui. E poi ho fatto anche per una taglia XL questa tabellina qui con i vari aumenti per i vari giri. Una volta lavorato il mio sprone, andrò ad iniziare il punto fantasia diverso, che è quello che utilizzerò per tutto il resto della maglia, che è questo splendido punto tela. Un punto semplicissimo di maglie basse che però veramente dà un effetto proprio bellissimo, una texture bellissima alla maglia. E lavorerò questo punto tela mettendo punto 4 marker nei punti dei raglan qui e nei punti dei raglan andrò a fare i miei aumenti per dare morbidezza e ampiezza alla mia manica. E poi alla fine vi darò appunto le misure, dovrete appunto mettere in sospensione le maglie e andare a chiudere il lavoro in tondo. Vediamo un po' di misure per la mia maglia. Vedete, il mio collo ha un'ampiezza di 25 cm, quindi all'incirca una circonferenza di 50 cm. Il mio sprone l'ho lavorato, vedete così in diagonale, per 21 cm. Dallo sprone alla fine del polsino la mia manica misura 24 cm in questo modo e il mio raglan nel mio caso l'ho lavorato per 9 cm. Dallo sprone alla base della maglia, quindi dallo sprone diciamo all'inizio del bordino fino a qui, ho lavorato a punto tela per 23 cm. E ho lavorato un bordo a punto costo un po' particolare, vedete, di 4 centimetri. La larghezza della base della mia maglia, quindi tutta l'ampiezza della mia maglia,
misura 47 centimetri e dalla spalla, quindi dalla spalla, dal punto qui della spalla fino alla base, la mia maglia misura 49 centimetri. Queste, diciamo, sono indicativamente le misure che ho ottenuto con lavorando appunto questo filato, oppure lavorando un filato che voi deciderete, che avrà un campione di 28 maglie in 10 centimetri. Con il nostro uncinetto del 3,5, il nostro filato, andiamo a montare le nostre catenelle. Quindi 140 per una taglia S, 144 per una M abbondante, diciamo 152 per una taglia L o 160 per una taglia XL. Una volta montata la nostra catenella, io vado ad allineare tutta la mia catenella per bene e la vado a chiudere in tondo, effettuando una maglia bassissima. E vado a chiudere il mio giro. Mi alzo con una catenella, filo sull'uncinetto ed in ogni catenella disponibile vado a fare una mezza maglia alta intorno a tutta la mia circonferenza. In questo modo. Procedo facendo lungo tutta la mia catenella, nelle maglie disponibili, una mezza maglia alta. Una volta completato di lavorare tutta la mia circonferenza a mezze maglie alte, chiudo nella prima catenella eseguendo una maglia bassissima e quindi chiudo il mio giro in questo modo. Perciò, ricapitolando, ho fatto 140 mezze maglie alte. Ora proseguo alla mia lavorazione in questo modo. Naturalmente, come vi ho detto, appunto le vostre maglie devono essere di numero pari, quindi se decidete di fare una circonferenza maggiore per taglie maggiori, fate in modo appunto che di avere sempre maglie di numero pari e multiple di 2. Ora vi alzate con 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Ora continuiamo il nostro giro facendo delle maglie alte in modo incrociato. Quindi significa che faremo così: saltiamo la prima catenella, quindi la successiva, passiamo nella seconda, quindi filo sull'uncinetto, saltiamo la prima maglia, andiamo nella seconda e facciamo una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia che abbiamo saltato e facciamo una maglia alta. Quindi andiamo a fare delle maglie alte incrociate. Saltiamo la maglia successiva, andiamo nella maglia seguente, facciamo una maglia alta, filo sull'uncinetto, ora entriamo nella maglia che io ho saltato, quindi in questa, e vado ad incrociare le mie maglie alte. Quindi proseguo tutta la lavorazione in questo modo. Si verranno quindi a formare delle maglie incrociate che daranno questo effetto molto molto carino. Lo rivediamo assieme, magari da vicino. Quindi salto la maglia successiva, vado in quella dopo, quindi lascio uno spazio e faccio una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entro nella maglia che ho saltato, quindi in questa, ed incrocio le mie maglie alte. Proseguo tutta la mia lavorazione del giro in questo modo. E con il punto incrociato, questo è il risultato intorno a tutta la circonferenza. Alla fine del mio giro completo con le ultime due maglie alte incrociate
e poi chiudo il mio giro come sempre con una maglia bassissima all'interno della terza catenella di lavorazione. Ora il giro successivo mi alzo con una catenella e vado a fare una maglia bassa sopra ad ogni catenella disponibile. Però in questo giro inizio a creare già degli aumenti, perché appunto il mio sprone deve allargarsi. Quindi ho stabilito che in questo caso a me sono sufficienti intorno alla circonferenza 8 aumenti. Quindi che cosa faccio? Io adesso ho 140 maglie alte, quindi mi ritrovo con 140 maglie alte incrociate, divido per 8 e significa, perché l'8 sono gli aumenti che devo andare a distribuire, quindi significa che ogni circa 16-17 maglie io vado a fare un aumento, e l'aumento lo facciamo in questo modo. Quindi ho fatto 1, 2, 3, 4 maglie basse, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ho fatto 16 maglie basse, all'interno dello stesso spazio vado a fare il mio aumento, quindi sulla 16ª maglia aggiungo un'altra maglia bassa e proseguo così, quindi ogni circa 16-17 maglie vado ad inserire un aumento, perché lo vado a distribuire in maniera uniforme in tutta la mia circonferenza. Completata anche l'ultima maglia bassa, mi aggancio alla prima maglia chiudendo il giro con una maglia bassissima. Quindi in totale alla fine di questo giro mi ritrovo con 148 maglie. Ora vado ad iniziare quello che è il mio punto a fiorellino. Vi faccio vedere innanzitutto, dopo questi primi giri di lavorazione, la circonferenza che si presenta è questa, quindi è questo ovale, vedete? Quindi il risultato già si inizia a vedere. Allora, per andare a creare il mio primo fiorellino, quindi la prima mia margheritina, poiché la lavorazione è fatta in tondo, devo andare a montare 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Le catenelle le ho fatte appunto per creare l'angolo del primo fiorellino. Allora, ora punto l'uncinetto non sulla prima maglia ma sulla seconda e porto fuori una volta il filo. Punto l'uncinetto sulla maglia successiva, tiro fuori il mio filo, punto l'uncinetto sulla prima delle catenelle e quindi ho 1, 2, 3, 4 asole praticamente sul mio uncinetto. Ora entro nella prima maglia fissa, questa del mio bordino, della mia circonferenza, porto fuori il filo e un'ultima volta nella maglia successiva, quindi ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, prendo filo sull'uncinetto e porto fuori tutte le maglie. Senza tirare la lavorazione per questo giro faccio la mia asola e vado a chiudere il mio giro e ho creato la mia prima mezza margherita, vedete, con l'angolatura. Ora che cosa faccio? Vado a creare successivamente tutta la mia serie di margherita in questo modo, quindi d'ora in poi opererò così. Entro con l'uncinetto nell'occhiellino nel centro del mio fiorellino e porto fuori il filo una prima volta, poi entro in questo punto qui, praticamente vedete questo primo petalo della mia margherita, però non lo prendo da davanti, quindi non prendo questo ma prendo questo qui, perché altrimenti se io prendessi il petalo davanti non vedo già più il primo petalo, quindi vado dietro nella costina dietro e porto fuori il mio filo e quindi siamo a 2.
entro nel punto di base, quindi in quello del fiore che si è venuto a creare, e poi le prime due maglie libere successive porto fuori il filo e porto fuori il filo. Quindi ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie e creo il mio fiore portando fuori il mio filo con l'uncinetto. Chiudo in questo modo e ho formato così il secondo fiorellino. Lo rivediamo un'altra volta. Non dovete tirare la lavorazione adesso, perché altrimenti la lavorazione tirata si arriccia e quindi poi si vede strada facendo, quindi restate abbastanza morbide, soprattutto nella chiusura. Allora, rivediamo bene bene assieme. Entro nell'occhiello del mio fiorellino, quindi al centro qui, e porto fuori il mio filo. Ora vedete, entro qui nella costina dietro. Allora, questo è il primo petalo del fiore. Non prendo il petalo da davanti perché vado a rovinare altrimenti il mio fiorellino. Prendo la costina qui dietro e la porto fuori. Ora entro nel punto di base. Il punto di base intendo questo, cioè quello dove già ci siamo agganciati con l'ultima maglia, quindi lo stesso. Anche se vi può ingannare, non è un punto libero, non è una maglia libera, perché vedete che eravamo entrati prendendo l'ultimo punto, quindi rientro in questo. In realtà di liberi, perché il punto è multiplo, questo punto Margherita è multiplo di 2, e infatti io adesso vado a prendere una maglia di base nuova e un'altra maglia di base nuova. Quindi in realtà utilizzo le prime maglie nelle maglie già esistenti del fiore e mi aggancio soltanto con le due successive maglie di base nuove per praticamente per completare il mio fiorellino, quindi una e due. In totale mi devono restare 1, 2, 3, 4, 5, 6 asolette, le passo fuori tutte con il filo, chiudo e riparto con la lavorazione del mio punto Margherita. Lo rivediamo un'altra volta assieme. Quindi entro all'interno dell'asolina, del fiore, del centro, poi entro dove c'è il primo petalo ma non da davanti, lo prendo, vedete, il primo petalo è questo del fiore, questo qui, però io lo prendo da dietro, altrimenti vado già a rovinare il fiore in questo modo. Quindi lo prendo in costa dietro una terza volta. Vedete, ho 3 asole, poi rientro nella maglia, nell'ultima dove mi ero agganciata per il fiorellino, quindi questa, e ho 4 asole. Adesso vado nelle prime due maglie nuove disponibili, quindi una e quella successiva, e in totale io ho 6 asolette nel mio uncinetto, le passo tutte senza tirare il filo, mi raccomando, e chiudo la mia asolina. Riparto a fare il mio fiorellino, quindi entro nell'asola, entro nel petalo dalla parte dietro, quindi nel primo petalo, però nell'asolina qui dietro, vedete? Entro nel punto di base del primo e poi nelle due maglie successive nuove. In totale ho le mie 6 asole e vado a chiudere così il mio punto Margherita, che solo successivamente con il giro successivo appunto vado a trasformare in un fiorellino pieno. E quindi riparto. Entro nella costina dietro, entro nel punto che è il primo da dove appunto mi sono andata a pescare l'ultima volta, e le due maglie nuove. Una e due. Chiudo e proseguo così lungo tutta la mia circonferenza. Sono giunta quasi alla fine della mia circonferenza. Questo è il punto, vedete, mi manca ancora qualche fiorellino, e poi vediamo assieme come chiudere il giro. Quindi prendo al centro, prendo il petalo dietro, entro qui che è il punto dove è stata fatta l'ultima delle 5 gettate, e poi le due maglie nuove disponibili, una e due.
chiudo il mio fiore senza stringere troppo, rientro al centro, una, due, tre, quattro e cinque. Ancora un fiorellino e poi vediamo come chiudere. Entro qui, entro dietro al petalo, alla base e nelle mie ultime due maglie disponibili. Chiudo le mie sei maglie tutte assieme, chiudo il mio fiorellino e mi aggancio a questa maglia che è la terza, diciamo, delle catenelle iniziali e chiudo il mio giro in questo modo. Mi alzo ora con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giro il mio lavoro, quindi lo vado a girare da questa parte, filo sull'uncinetto, entro nella maglia precedente a quella che diciamo che ho lavorato, quindi entro nel centro del fiorellino precedente e incrocio la maglia e faccio una maglia incrociata. Vi faccio rivedere meglio. Quindi filo sull'uncinetto, vado dentro all'interno del centro che è quello del fiorellino precedente e faccio la mia maglia alta. Filo sull'uncinetto. Allora, per ogni fiorellino io avrò due maglie e le maglie le dovete vedere appunto girando bene da questa parte. Quindi io adesso procedo facendo tutte delle maglie incrociate e vedete, se io giro il mio lavoro vedete meglio, dovrò incrociare le maglie tra il centro del mio fiorellino e la maglia che viene successiva. Ogni fiorellino ha due maglie, quella in corrispondenza del centro e quella successiva. Io ora giro il mio lavoro, filo sull'uncinetto, quindi punto l'uncinetto, vedete questo è il centro del fiorellino, punto l'uncinetto sul petalo, sulla parte del petalo più alto, quindi faccio una maglia alta, torno indietro e punto l'uncinetto sul centro del fiore incrociando e incrocio e faccio l'altra maglia alta in questo modo. Proseguo per tutto il giro così, vedete questo è il centro del fiorellino e la maglia in corrispondenza sopra è questa, non punto qui ma punto nella maglia successiva in corrispondenza del petalo alto e faccio una maglia alta, filo sull'uncinetto ed entro ora nel centro del mio fiore e procedo così per tutta la mia circonferenza incrociando le maglie in questi due punti. Nel punto più alto del petalo più alto della maglia del petalo più alto e al centro del buchino dove c'è il fiorellino in questo modo, vedete, così facendo io vado ad intrecciare le maglie e queste maglie intrecciate nella parte davanti andranno a completare il fiore. Vedete qui il fiore che è incompleto, quindi è una mezza margherita. Ora, incrociando le maglie, il fiore viene tutto rotondo perché io vado ad aggiungere, incrociando le maglie, una sorta di altri petali. E quindi mi dà questo effetto, completa questo effetto al fiore. Guardate la differenza tra questi e questi. Quindi vado ad incrociare le mie maglie lavorandole laddove c'è il punto centrale del fiore e il petalo successivo, solo che appunto voi le vedete ribaltate da dietro, quindi con l'uncinetto entrate una volta qui nel centro del fiore e una volta nella parte alta del petalo. Lo rivediamo assieme un altro paio di volte, questo è il centro del mio fiorellino, quindi io entro prima nel petalo, perciò è come se io saltassi una maglia e faccio la mia maglia alta e poi torno indietro e entro all'interno del mio nel buchino appunto dove ho chiuso la soletta alla fine, il centro del mio fiorellino e proseguo così con questo gioco di maglie incrociate. Sono sul rovescio del lavoro adesso e poi andrò a rigirare per proseguire alla fine della circonferenza la mia lavorazione.
Solo quando vado ad incrociare le maglie, dopo aver fatto il giro di fiorellini, vado a lavorare sul retro per creare appunto questo effetto e dare completezza al mio fiore. Vedete, così non è che si vede molto, ma girandolo io avrò creato un fiorellino più completo. Completato tutto il mio giro di maglie incrociate, maglie alte incrociate, chiudo con una maglia bassissima all'interno della terza maglia del primo giro e ho completato così tutto il mio giro. Vi faccio vedere così il risultato dei primi giri di lavorazione del nostro sprone. Le sfumature del filato ovviamente danno questo effetto molto bello, questo gioco di sfumature di colori, questa texture che mi piace tantissimo. E questo, vedete, è il risultato dei miei punti incrociati che creano comunque questi forellini e poi il mio punto mezza margherita e di nuovo le maglie incrociate che non si vedono neanche quasi perché nel giro successivo, che io ho lavorato da dietro, quindi adesso ho fatto questo giro, mi vanno a completare il fiore e guardate l'effetto, appunto sembrano tanti piccoli fiori uno dopo l'altro messi assieme. Adesso noi non dobbiamo far altro che ripetere queste sequenze montando gli aumenti nel giro di maglie basse che andremo a fare appunto dopo aver fatto le maglie incrociate. Andrò a fare un giro di maglie basse dove vado a fare gli aumenti e quindi la mia sequenza sarà sempre questa. Allora adesso farò le maglie basse, quindi andrò a fare le maglie basse, poi vado a fare le maglie basse dove vado a fare gli aumenti, il punto fiorellini e le maglie alte incrociate. Dopodiché nuovamente ripeto con le maglie basse, il punto fiorellini e le mie maglie incrociate. Quindi i giri della mia sequenza sono sempre tre e approfitto delle maglie basse sempre per andare a fare i miei aumenti. Quindi adesso proseguo la mia lavorazione in questo modo. Quindi avevo finito così nel retro del lavoro, mi alzo con una catenella e vado a girare il mio lavoro. Quindi adesso proseguo mettendo appunto il mio lavoro nella parte del dritto, soltanto le maglie incrociate le andrò a lavorare a rovescio. E quindi adesso questo giro lo andrò a fare tutto a maglie basse. Adesso io proseguo per un pezzettino da sola e ci vediamo tra poco e vi dirò appunto per lo sprone come ho proseguito con gli aumenti in modo così da potervi già dire come fare appunto per allargare il lavoro e anche per le varie taglie. Per gli aumenti delle varie sequenze vi rimando alla tabella che vi ho fatto vedere nell'introduzione del video, suddivisa per le varie taglie ed agita appunto con gli aumenti che vi ho indicato per le varie nelle varie tabelle con le varie taglie. Una volta che io ho sviluppato tutto il mio sprone, ho deciso di continuare la lavorazione con questo punto che mi piaceva tantissimo, vedete ho già iniziato a farlo, che si chiama punto tela. È uno dei punti basi e più diciamo storici dell'uncinetto, non è niente di che, è un punto molto semplicissimo, vedete è questo punto qui, si chiama punto tela e consiste in una lavorazione molto molto semplice che si sviluppa effettuando una maglia bassa, una catenella, uno spazio di separazione e una maglia bassa, vedete, e nel giro successivo ve lo faccio vedere in questo modo, nel giro successivo dove ho lasciato lo spazio della catenella vado a fare la maglia bassa, una catenella di separazione, una maglia bassa, quindi alternerò di giro in giro maglie basse con la catenella di separazione e andrò a riempire gli spazi appunto della catenella inserendo nel giro successivo la maglia bassa. Comunque adesso lo andiamo a vedere insieme, vedete io ho continuato a lavorare un pezzettino e vi faccio anche vedere che cosa faremo ora.
Questo è il mio sprone, ho lavorato le mie sequenze necessarie per sviluppare la larghezza che intendevo fare e ho iniziato a lavorare appunto con questo punto tela, però ho creato un piccolo raglan. Dopo aver fatto un paio di giri con il punto tela, ho deciso di inserire un piccolo raglan che mi darà la giusta mobilità per le braccia, e quindi perché questo tipo di filato è comunque un filato elastico, ma non tanto quanto per esempio la lana di alpaca che avevamo utilizzato per la maglia armonia di intrecci. La lana cede molto di più, mentre questo ho notato appunto indossandolo mano a mano che provavo lo sprone, che comunque il filato tiene molto, quindi cede molto meno. Perciò ho deciso ad un certo punto, per diciamo rendere più morbido il lavoro e affinché non mi intirasse nel punto del passaggio poi delle braccia, perché appunto bisogna comunque vestire una maglia comoda, ho deciso di inserire questo raglan. E non dovete spaventarvi appunto se il lavoro qui viene a punta, perché vedete, poi noi quando andremo ad unire intorno, questa piccola puntina mi servirà a dare la dinamicità alla mia manica, quindi la punta sparirà, vedrete, quando noi andiamo ad unire intorno, e anzi il lavoro si livellerà, perché se noi in questo caso con questo tipo di filato mettavamo già i marcapunti e decidevamo di separare così com'era lo sprone senza fare questo tipo di raglan, il lavoro indossato avrebbe comunque tirato nel passaggio appunto delle braccia, quindi non avrebbe dato una vestibilità comoda e la parte superiore sarebbe magari si sarebbe arricciata o avrebbe diciamo non l'avremmo indossata comodamente, ci saremmo sentiti legati in questo punto qui. Questo raglan ci permette appunto di muoverci comodamente, quindi di dare la giusta vestibilità a questa maglia, e una volta che io avrò appunto unito i miei punti dove appunto ho fatto i raglan, il lavoro continuando verrà anche diritto. Mentre se noi non avessimo appunto agito in questo modo, con questo tipo di sprone, la lavorazione avrebbe continuato leggermente a formare comunque una la parte bassa, che magari poi si sarebbe livellata scendendo, però così la lavorazione della maglia, lavorandola, tende a scendere dritta e abbiamo una manica che si chiude perfettamente e ci dà il giusto movimento senza darci appunto una lavorazione che magari tira o ci fa sentire poco comodi. Poi io ho lavorato il mio sprone per 9 sequenze, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ora procedo a lavorare un altro pezzettino di sprone con un punto diverso, con il punto tela. Innanzitutto io mi trovo a questo punto della lavorazione con una circonferenza che ha 304 maglie. Vi faccio vedere il mio schema, quindi tutto intorno alla mia circonferenza io ho 304 maglie, e a questo punto della lavorazione devo mettere i miei marker per appunto iniziare a dividere le mie maniche, da iniziare a lavorare anche un piccolo raglan per appunto iniziare a dividere le maniche dal corpo centrale della maglia. Quindi andrò a mettere dei marcapunti lasciando 52 maglie per le maniche e 100 maglie per la parte davanti e per la parte dietro. Questo per la mia taglia, per una taglia S, e questi sono i centimetri che corrispondono alle 100 maglie, sono qua, ho 45 centimetri, mentre per le maniche ho 23 centimetri. Quindi questo, diciamo, è lo schemino che riproduce quello che io adesso ho fatto in questo momento. Allora metterò 4 marker e ne uso 3 dello stesso colore, invece ne ho uno di colore diverso perché è quello che mi va, diciamo, ad indicare l'inizio e la fine del giro.
Allora, io ho chiuso il mio giro di maglie basse con una maglia bassissima nella prima catenella e questo è il mio giro di avvio. Da qui conto 52 maglie, quindi io ho contato 52 maglie che sono queste, la manica, e ho messo il mio marker. Ho contato poi 100 maglie e ho messo l'altro marker, che è quello che va a delimitare l'altra manica, quindi le 100 maglie corrispondono alla parte del davanti. Ho contato poi da marker a marker 52 maglie ancora, perché appunto sono quelle della manica, e alla fine per la parte dietro mi resteranno le mie 100 maglie. E questo appunto è il mio risultato. Ora riprendo la lavorazione. Quindi ho fatto l'ultimo giro di maglie basse con gli aumenti. Vedete, questo qui è il mio marker. Ho unito il mio giro con una maglia bassissima. Vediamo assieme magari il passaggio e vi faccio vedere. Qui ho lavorato l'ultima maglia bassa. Mi aggancio alla prima maglia bassa del primo precedente e chiudo con una maglia bassissima. Mi alzo con una catenella e rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia bassa. Ora inizio la lavorazione del mio punto tessuto, del mio punto tela. Allora metto il mio marker del colore diverso come indicazione del giro di inizio. Faccio una catenella di separazione, salto una maglia di base, nella maglia successiva faccio una maglia bassa. Una catenella di separazione, salto una maglia di base, nella successiva faccio una maglia bassa. Quindi il giro da adesso in poi sarà tutto eseguito in questo modo: una catenella, salto uno spazio di base, nel successivo una maglia bassa. Questo è il primo giro del mio punto tela. Quindi una maglia bassa, una catenella di separazione, salto una catenella di base e nella successiva faccio una maglia bassa. Lavoro così fino ad arrivare al marker successivo, dove vediamo assieme come fare il raglan, perché nei punti dove io ho i segnapunti dovrò andare ad applicare, a costruire il mio raglan, che è quello che mi servirà per dare movimento alla mia manica, quindi per dare più volume e poi per facilitare la mobilità del braccio. Ho fatto l'ultima maglia bassa, la catenella di separazione. Vedete, devo saltare uno spazio di base e qui dove ho segnapunti vado a fare, lo tolgo momentaneamente e vado a fare l'aumento per il mio raglan. Quindi salto una maglia di base, nel successivo, quindi in questa maglia farò un aumento e quindi farò una maglia bassa, una catenella di separazione e una maglia bassa. Rimetto il mio marker in questo punto e in tutti i giri successivi, quando trovo il mio marker, dovrò fare in questo modo: una maglia bassa, una catenella di separazione, una maglia bassa. Continuo adesso la lavorazione proseguendo con il mio punto tela, quindi ho fatto una catenella, salto una maglia di base e procedo così lungo tutta la circonferenza, fin tanto che non incontro l'altro marker, dove applicherò sempre l'aumento come avete appena visto. Sto lavorando le mie maglie e mi sto avvicinando all'altro marker. Qui devo lasciare la catenella di separazione e proprio qui dove ho il marker vado a fare il mio aumento. Quindi lavorando allo stesso punto faccio una maglia bassa, una catenella di separazione e all'interno dello stesso punto un'altra maglia bassa. E riposiziono il mio marker. Mi raccomando, ovviamente tutto questo punto è multiplo di 2, quindi di avere sempre uno sprone con catenelle di numero pari. Proseguo facendo la lavorazione
del mio punto a tela. E laddove trovo i miei marker, faccio gli aumenti nel modo in cui avete appena visto. Mi sto avvicinando alla fine del giro, quindi ho fatto la mia maglia bassa, la catenella di separazione, salto uno spazio, faccio la mia maglia bassa, una catenella, tolgo il mio marker. All'interno dello spazio dove avevo fatto la mia maglia bassa, perché qui ero partita soltanto con una, faccio una maglia bassa, una catenella di separazione e mi unisco con una maglia bassa. E vedete, ho fatto il mio aumento nell'inizio del giro. Adesso riparto da qui, facendo una catenella, rientro all'interno dello stesso spazio, faccio una maglia bassa, una catenella, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia bassa, perché questo sarà sia l'inizio del mio giro e coinciderà anche nel punto dove io devo andare a fare il mio raglan, quindi l'aumento. E qui ho fatto una maglia bassa, una catenella di separazione, una maglia bassa all'interno dello stesso spazio. Continuo, ho fatto una catenella di separazione e continuo a lavorare il mio punto tela, che in questo caso nel giro successivo e anche sui giri a venire io andrò a fare le maglie basse dove sotto trovo la catenella di spazio. Vedete dove ho il forellino della catenella di spazio, quindi faccio la maglia bassa dove avevo la catenella sotto volante, faccio una catenella di separazione, salto la maglia bassa e nel forellino della catenella che avevo fatto di spaziatura quindi vado a fare la mia maglia bassa. Quindi praticamente mi troverò delle maglie basse lavorate in modo alternato in questo modo. Nei giri successivi la lavorazione risulterà più evidente. Quindi faccio la mia maglia bassa, la catenella di separazione, salto la maglia di base, qui ho il forellino che mi era dato appunto dalla catenella prima di spaziatura, e quindi vado a incastonare queste maglie basse in modo alternato rispetto a quello che avevo fatto prima. I due giri così si ripeteranno sempre di giro in giro alternati. Procedo la mia lavorazione fino al prossimo marker. Mi sto avvicinando all'altro marker. Qui ho il mio segno. Tolgo il marker e all'interno dello spazio tra le due catenelle, all'interno dello stesso punto, faccio una maglia bassa, una catenella, all'interno dello stesso spazio un'altra maglia bassa e proseguo a lavorare il mio punto in questo modo. Riposiziono il marker dove ho fatto le due maglie basse all'interno dello stesso punto qui, che delimitano la riga del mio raglan, che poi si vedrà nei giri successivi più netta. Mi sto avvicinando al marker che delimita l'inizio e la fine del giro, che vado a togliere. Quindi ho la mia maglia bassa, la catenella di spaziatura, vado a fare la mia maglia bassa, una catenella e vado ad unire, vedete, quest'ultimo punto con la prima maglia delle due dove ho fatto l'aumento. Cammino con una maglia bassissima ed entro al centro di questo aumento. Mi alzo con una catenella e rientro facendo una maglia bassa, una catenella di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia bassa. Proseguo quindi nuovamente così il mio giro a punto tela. Adesso vi lascio da sole proseguire
per i prossimi giri con questo sistema, quindi facendo tutti gli aumenti per i raglan e lavorando in circonferenza con questo punto. Io ho lavorato il mio bordo, vi faccio vedere, per 3,5 cm. Voi potete decidere appunto se farlo alto quanto me o se avete bisogno appunto di ulteriori giri, perché magari avete bisogno di più spazio per il passaggio del braccio. Ma in ogni caso noi adesso congiungendo appunto i nostri raglan andremo a montare delle catenelle, e quindi eventualmente se serve lo potete valutare anche qui facendo delle catenelle appunto che vi serve, quante catenelle appunto sono necessarie per la circonferenza del vostro braccio. Vedete che si vengono a formare delle puntine, perché comunque io qui ho fatto degli aumenti e quindi praticamente con queste alette darò dinamicità alla mia maglia. Voi non vi preoccupate, questa cosa non vi deve spaventare, perché io adesso andrò ad unire appunto i miei raglan e vedrete che la maglia prende una forma molto molto dinamica, insomma, e quindi il tutto poi vedrete che il lavoro strada facendo si prenderà appunto una linea diritta, e questa diciamo puntina sparirà, servirà soltanto appunto per dare rotondità alla nostra manica, per aiutare appunto a sviluppare la circonferenza della manica e anche quella del corpo poi centrale. Vediamo ora come proseguire il nostro lavoro e come unire le nostre maniche. Posso togliere tutti i miei 4 marker. Allora, il marker che ho tolto, questo è quello appunto che delimita l'inizio o la fine del mio giro. Quindi finisco le ultime maglie del mio punto, arrivo al vertice quindi e faccio la mia maglia bassa, l'ultima maglia bassa. A me sono state sufficienti montare 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, perché appunto ho fatto una prova, ne ho montate 6, ho fatto un giro di lavorazione, ho provato la mia maglia e ho visto che erano sufficienti. Vedete voi, questa è una valutazione che dovete fare voi, o per questa taglia, che è una M, mi sono state sufficienti appunto queste catenelle qui. Allora, fatte le mie 6 catenelle, prendo appunto l'altra puntina della mia manica dove ho tolto il marcapunti, entro appunto dentro nello spazietto fra le due maglie, quello dell'aumento, e faccio una maglia bassissima, faccio una catenella, rientro nello stesso spazio e faccio la mia maglia bassa. E proseguo la lavorazione a punto tela come ho fatto finora, fino a che incontro l'altro marker. A quel punto proseguirò con lo stesso procedimento. Comunque intanto proseguiamo così fino a che arriviamo all'altro marcapunto. Mi sto avvicinando appunto all'altro marker che potrò andare a togliere. E toglierò anche l'altro, quello dove andrò a fare l'unione. Quindi lavoro una maglia bassa all'interno, faccio 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle, prendo l'altra parte della manica dove appunto ho sviluppato l'altro raglan, entro al centro dove avevo messo il marker e unisco con una maglia bassissima. Mi alzo con una catenella, rientro all'interno e faccio una maglia bassa e proseguo a lavorare il mio punto tela fino ad arrivare all'altro marker, che è quello appunto dell'inizio. Ora la lavorazione del corpo centrale sarà semplicemente tutta appunto tela.
quando saremo arrivati all'inizio alla fine del nostro giro, vi farò vedere come ogni volta chiudere il giro. È molto importante perché una chiusura corretta non dà poi non viene a creare una riga antiestetica di giunzione, e quindi io ho provato in diversi modi, lavorando più giri, per vedere quale fosse la soluzione migliore, e quindi vi faccio vedere poi quella che ho applicato, in modo appunto che il lavoro risulti uniforme, che non si creino delle righe verticali o diagonali appunto antiestetiche nella nostra maglia. Ho quasi completato il mio giro, ho messo il marker dopo aver fatto le prime, diciamo, 6 maglie, e quindi il marker ho iniziato a metterlo qui, diciamo, a considerare il giro da questa prima maglia alta che ho fatto dopo le 6 catenelle. Ora proseguo a lavorare in questo spazio il mio punto tela, saltando la maglia sotto di base, facendo la mia maglia bassa, una catenella di separazione, salto una maglia di base, una catenella, una maglia di base, una catenella di separazione, come ho fatto finora, insomma, fino a che arrivo a congiungermi, ad arrivare appunto a dove ho messo il marker, quindi alla fine del mio giro. Pertanto farò l'ultima mia catenella di spaziatura, mi vado ad agganciare alla mia maglia con una maglia bassissima. Vi faccio vedere come chiudere il punto tessuto in tondo, nella maniera, diciamo, migliore, affinché non si vedano delle antiestetiche linee di giunzione. Io ho provato diversi metodi di chiusura, facendo più giri per vedere appunto quale fosse, diciamo, il meno invasivo per la maglia, e ho adottato appunto questa chiusura qui, che vedo appunto che non lascia linee che appunto danno fastidio. Quindi mi sto avvicinando alla fine del mio giro. Lavoro l'ultima maglia bassa che ho a disposizione. Adesso in teoria io dovrei fare la catenella, perché qui ho una maglia bassa sotto e quindi dovrei fare la catenella di spaziatura. Non la faccio, quindi solo alla fine, mentre appunto nel giro alterno la maglia bassa, la catenella di separazione, la maglia bassa, qui nell'ultimo giro faccio l'ultima maglia bassa. Qui avrei la maglia bassa sottostante, dovrei fare la catenella, non la faccio, mi collego direttamente alla prima maglia bassa del giro che ho fatto prima e chiudo con una maglia bassissima, perché facendo già in questo modo la catenella che ho sull'uncinetto comunque crea già una catenella di spaziatura. Se ne vado a fare un'altra, ho fatto delle prove, appunto mi resta uno spazio troppo largo e mi crea una riga poi in diagonale che non mi piaceva per niente. Quindi una volta chiuso con la maglia bassa faccio una catenella per alzarmi, rientro all'interno dello stesso punto dove mi trovo, porto fuori il filo e faccio una maglia bassa, una catenella di spaziatura, quindi salto la maglia che ho successiva di base e riprendo il mio punto tela normalmente. Quindi per tutti i miei giri proseguo in questo modo. Io preferisco mettermi sempre il marker di inizio giro, in modo da che non ci siano errori o che per sbaglio appunto non vado a fare le maglie sopra, che può anche succedere magari inavvertitamente, e riprendo così a lavorare tutta la mia circonferenza. Così facendo il mio lavoro resta uniforme. Io lavoro a punto tessuto, punto tela, per 23 centimetri. Da qui inizio a fare il mio bordo.
Quindi 23 centimetri ho deciso, però questo è soggettivo, potete anche farla più lunga se vi va o più corta. Io ho lavorato per 23 centimetri e adesso inizio a fare il mio bordino. Completo il mio ultimo giro, quindi ho la mia maglia bassa, chiudo con una maglia bassissima. Come al solito mi alzo con una catenella, rientro nello stesso spazio e faccio una maglia bassa, una catenella di separazione e una maglia bassa. Adesso continuo sempre a lavorare il mio punto tessuto, facendo però delle maglie in costa per dare il mio bordo. A questo punto allora ho fatto la seconda maglia bassa, dovrei fare la catenella di separazione, non la faccio. Vedete la maglia sottostante successiva? Quella sotto ancora dei due giri precedenti, con il filo sull'uncinetto la vado a prendere queste due costine. Quindi vedete, ho fatto la maglia bassa, la catenella di spaziatura, la maglia bassa. Adesso se dovessi proseguire dovrei fare la mia catenella. Invece no, prendo il filo sull'uncinetto. Questa è la maglia che mi trovo di seguito, vado a prendere quella sotto, questa qui, e lavoro una maglia alta. Prendo queste due maglie qui, questi due punti qui, e lavoro una maglia alta. Quindi porto su bene fuori il filo e lavoro una maglia alta. Vedete che si viene a formare la mia costina più dettagliata in questo modo. Ho provato a fare questo tipo di lavorazione per cambiare, perché lavorando soltanto la maglia bassa, se avessi lavorato la maglia successiva bassa in costa, non si sarebbe messo in rilievo così il punto della costa, invece così viene bene. Allora, successivamente alla mia costa, nello spazio successivo faccio la mia maglia bassa, catenella di separazione, maglia bassa. Ora faccio la stessa cosa, quindi di seguito mi trovo questa maglia, ma io prendo quella sotto così e alzo la mia costa. Successivamente, quindi maglia bassa, catenella, maglia bassa, filo sull'uncinetto e prendo la mia costa e la porto in rilievo. Quindi successivamente maglia bassa, catenella e maglia bassa, filo sull'uncinetto, prendo la maglia sotto, le due maglie sotto, quindi e porto a rilievo. Maglia bassa, catenella di separazione e maglia bassa, filo sull'uncinetto, prendo questa eccolo qui, vedete come viene carino. Perciò io sotto mi ritrovo sempre il mio punto tela, quindi la mia lavorazione continua, e mi alzo le coste. Proseguite così per tutto il giro e vediamo il giro successivo, il giro con l'ultima maglia alta in costa che va a coincidere con quella dell'inizio del giro, che andrò a chiudere con una maglia bassissima. In questo modo mi alzo con una, due catenelle, una corrisponde a quella del primo giro, la maglia, e l'altra catenella è la spaziatura che andrei a fare sopra la mia maglia bassa. Tra le due maglie basse c'è la catenella e io in mezzo alla catenella, come abbiamo visto finora, vado a fare la mia maglia bassa, che è quella appunto che va a proseguire il mio punto tessuto. Ora dove trovo le maglie in costa? Qui dove ci sono le due, questa piccola V rovesciata, vedete? Qui vado a prendere il mio punto con il filo sull'uncinetto e faccio la maglia in costa a rilievo. Vedete che facendo in questo modo si viene a formare la mia treccina, visivamente una treccina che è molto carina. Catenella, nello spazio tra le due maglie basse, faccio il mio punto, la mia maglia bassa, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro qui sotto in mezzo alla V rovesciata, porto fuori il filo e faccio la mia maglia alta.
catenella di separazione, che è quella che corrisponde alla spaziatura che andrà a finire sopra la maglia bassa. Entro nello spazietro tra le due maglie e faccio la mia maglia bassa. Proseguo per tutto il mio giro in questo modo e alternerò il primo e il secondo giro. Così facendo mi uscirà questo bordino, questa costina molto bella. Vedete, dopo qualche centimetro di lavorazione il risultato è questo. Adesso valuterò quanto alto fare il bordo e anche voi appunto potete scegliere in base al vostro gusto se farlo, di quanti centimetri farlo, insomma. Adesso vi dirò alla fine per quanto l'ho lavorato. Per la lavorazione della manica mi vado ad agganciare con il filo nella parte qui sotto, in modo che se eventualmente si dovesse vedere qualche filo di giunzione, qualche linea, comunque è nascosta dal sottomanica. Comunque cercate appunto di lavorarla nel migliore dei modi, in modo che non si vedano unioni. Quindi vado a prendere il mio filo, mi alzo con una maglia, rientro all'interno dello stesso punto e faccio una maglia bassa e riprendo la lavorazione intorno alla circonferenza della manica, riprendendo esattamente il mio punto tessuto. Quindi faccio una catenella e mi sposto attraverso le maglie lavorando come ho fatto finora con il mio punto tessuto e vado a lavorare tutto intorno alla mia circonferenza. Il filo appunto sotto di giunzione cerco di prenderlo fra le maglie e di nasconderlo in questo modo. Quindi vado a riprendere esattamente la mia lavorazione sulle maglie sotto, quindi dove trovo lo spazietto di catenella faccio la maglia bassa e alterno con la catenella, come abbiamo fatto finora per tutto il corpo della lavorazione centrale. Ho lavorato tutta la mia circonferenza, lavoro l'ultima maglia bassa come abbiamo fatto, diciamo, per i giri del corpo della maglia. Faccio la maglia bassa, l'ultima catenella non la lavoro e mi vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa effettuata, perché già questa ultima catenella crea uno spazio. Mi alzo con una catenella, rientro nello spazio tra le due maglie dove appunto abbiamo tirato l'ultima catenella e riprendo la lavorazione del mio giro, così circolarmente per tutti i giri successivi. Per questa manica io non applico nessuna diminuzione, quindi la lavoro sempre così, perché comunque è una manica che è molto asciutta, non serve, non necessita di diminuzioni. Quindi procedo così la mia lavorazione. Ecco qui, vedete, ho lavorato un bel pezzettone di manica. Questa è la mia linea del raglan, che appunto mi dà dinamicità alla maglia. E guardate come viene bene la manica lavorata.
e scende bene dritta. Terminerò sempre la parte finale con un bordino a coste, così come ho fatto per la base della maglia. Siamo giunti così anche oggi alla fine del nostro progetto. Non vi voglio trattenere oltre perché appunto è stato un video tutorial abbastanza ricco. È vero che è un progetto denso di lavorazione con uncinetti piccoli e tanti punti, diciamo, abbastanza fitti, però secondo me vale la pena con un po' di pazienza realizzarlo, perché abbiamo veramente un effetto molto molto bello, e con i punti piccoli, uncinetti piccoli, riusciamo ad ottenere delle maglie molto simili a quelle acquistate di maglieria, e anzi direi molto molto più preziose, perché abbiamo così dei capi veramente unici. Fatemi sapere se il progetto vi è piaciuto e che cosa ne pensate. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale di YouTube e di seguirmi, se vi fa piacere, nella mia pagina di Facebook, per restare in compagnia con me e per non perdervi nessun progetto dei prossimi. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Un abbraccio, ciao ciao!